Alle 10.30 di questa mattina, 23 maggio, i tre semafori gialli si sono spenti per sempre per dare spazio alla nuova rotatoria di Marotta. Giornata storica per il comune di Mondolfo che da oggi avrà la nuova rotonda tra la strada statale 16 e la strada 424 Pergolese. Nonostante alcuni piccoli disagi dovuti al cambio di viabilità risolti grazie alla presenza della polizia locale sul posto, la nuova struttura è entrata subito in funzione, snellendo il traffico che si creava in precedenza dovuta alla presenza degli impianti semaforici. Proseguono intanto i lavori per la realizzazione della rotatoria. A seguito di un confronto avvenuto in questi giorni con ANAS e la ditta esecutrice sullo stato appunto dei lavori, abbiamo deciso di eliminare i semafori e quindi attivare la circolazione veicolare attorno appunto alla rotatoria. Quindi l'eliminazione dei semafori è un momento atteso da decenni dalla nostra comunità. Quindi siamo contenti anche che siamo riusciti a portare avanti questa operazione, a farla soprattutto entro l'estate, perché siamo imminente l'inizio della stagione estiva e quindi era importante evitare il più possibile, ridurre il più possibile i disagi. Naturalmente il cantiere proseguirà e quindi continueranno e proseguiranno quelle che sono le opere che devono essere appunto completate. Ovvero la rimozione dei pali dei semafori, la conclusione dell'isola centrale degli spartitraffico, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di un marciapiede per consentire ai pedoni l'attraversamento, l'illuminazione pubblica, l'adeguamento del sistema fognario, nuova segnaletica, la finitura delle aree a verde e la realizzazione di parcheggi a servizio di attività e residenti. Costo complessivo del progetto 475.000 euro, dove progettazione, finanziamento, appalto e realizzazione dell'intervento sono stati a carico di ANAS, mentre il comune si è impegnato ad acquisire le aree private da mettere a disposizione per il compimento dell'opera. È stato un percorso lungo e difficile, ma siamo riusciti a raggiungere questo grande obiettivo per tutta la nostra città. Un'opera attesa da tanto, su cui in passato erano state spese tante promesse mai realizzate e che finalmente con orgoglio vengono realizzate sotto la guida della nostra amministrazione comunale, quindi siamo davvero molto contenti e soddisfatti.